Pochi chilometri da Milano, verso est. Molta campagna, molta periferia, molto paese. Un Bob Marley in bianco e nero. Questa è la campagna. Percorsa da tante strade, ma sempre deserta, soprattutto d'inverno. La campagna con la sua colonna sonora. Questa è la crew, i TDK, The Damage Kids, una parte della crew. Sono 8 in tutto. Una crew storica, si può dire, la più vivace nel territorio milanese e una delle più attive in Italia. Un po' lombardi, un po' veneti, vicentini. E questi sono i colori. Bombolette come pennelli, e bombolette come armi, come bombs. Questo all'interno di una scuola è un muro legale, consentito, ospitale. Una tela disponibile. Per concessione o complicità del comune, amore per l'arte, amore per la creatività giovanile o amore per il nuovo. Su un altro muro della scuola è stato dipinto un castello che potrebbe essere l'ambientazione di una fiaba. Thank you.
tutto, fino alla ratto. E siccome i muri disponibili nella quantità delle nostre case sono pochi, quelli che ci sono si scrivono, si cancellano e si riscrivono, come si faceva con le vecchie tele e con la base degli antichi manoscritti. Risorsa scarsa allora, come oggi sono scarsi i muri di questo tipo, lunghi, spogli, scoperti, visibili, sociali, e dotati di una superficie trattabile col colore abbastanza ben conservata. Si cancella per riscrivere. La I, la O, la N e la E. Azione, no? E quanto è lungo questo? E qua ci vanno in mezzo i pop degli Space Marines? Uno e uno. Mettevo i lati. Loro fanno hanno fatto due Space Marine, che sarebbero... Quanti ne due. Fanno? Ne due. Due ne fanno, no? Uno di qua e uno di là. Gli altri si combattono a vicenda, gli Space Marine. Sono due avversari, no? E quindi questo io lo posso anche spostare, lo posso mettere all'inizio? Sì, perché, infatti, cioè, dicevo... questo, pop, lo Space Marines... Pop. Ok. Scritta Space Marine, scritta Space Marine. E sopra qualcos'altro, che poi io sarà... Io questo lo metto di qui, sì, metto di lì, uguale. Che poi, non so, la scritta spazio arriverà alla DDTDK. Ho portato questo qua per vedere un po'... facciamo qualche sfondo, prendiamo qualcosa. Okay. Quindi i pop e azione lo facciamo insieme, io e i ragazzi, così calcoliamo gli spazi giusti per inserire i pop. Cioè, se lasciamo... Per poter correggere gli inevitabili errori di dimensione dei singoli elementi, di rapporto fra le figure, di spazio lasciato alle scritte e via di seguito, si parte da un colore chiaro, sostituendolo man mano che emergono errori e si precisano le impostazioni, con colori più scuri. Ma già nella fase di stesura dei bozzetti è molto importante tener conto delle giuste dimensioni di tutti gli elementi, dell'armonia della loro combinazione, altrimenti, soprattutto in lavori complicati come questo, è difficile che la singola scritta e il singolo disegno trovino la loro giusta collocazione. Nel nostro caso si trattava di inserire ben 13 elementi in uno spazio di 30 metri di lunghezza per 4 metri e mezzo di altezza. È verso la fine degli anni 60 che prende forma nei ghetti di New York e precisamente nel Bronx qualcosa come una cultura di strada che si dà il nome di hip hop, col quale è designata ancora oggi. Ha tre espressioni diverse: nel campo della musica il rap, nel campo della danza la break dance e l'aerosol art nel campo figurativo. Tre forme che interagiscono costantemente e interagendo si supportano a vicenda, si rafforzano socialmente. A New York, l'hip hop consolida la propria identità, sviluppa le proprie forme espressive, misura il proprio impatto sociale.
Poi alcune esibizioni e mostre all'estero diffondono il movimento fra i giovani delle più importanti metropoli del mondo. Amsterdam, Parigi, Londra e Milano sono le prime città europee a importare questa cultura. E in breve nasce un hip hop europeo che tende a svilupparsi in una moltitudine di correnti nelle varie città. Quanto tempo ci mettete a fare un graffito o un muro di queste dimensioni? Noi in 7 ci impieghiamo 2 giorni. Lavorate sempre tutti insieme o no? Dipende dal lavoro, dall'ampiezza del muro, da dipingere. Cosa ci guadagnate a fare questo lavoro? Ci guadagnate tanto da viverci? Prima di tutto volevo specificare che non è un lavoro, ma parte proprio da una cultura. Dopo c'è chi lo riesce a fare dei legali, avere delle commissioni, ecco. Quale cultura? Cultura hip hop, cultura, il nome del movimento. Vi considerate un gruppo? Sì. Siete collegati con altri gruppi? No, non siamo collegati, ma siamo in contatto con altri gruppi. Quanti gruppi ci saranno in Italia? Grossi gruppi ce ne saranno 3 o 4 per ogni città. Quanto vi costa un lavoro come questo in termini di materia prima? Cioè, quante bombolette consumate? Ma ci costa circa 2 milioni e il numero di bombolette è circa 200-300, se si conta che poi ogni bomboletta costa sulle 8-10 mila lire. E chi paga tutto questo? Solitamente il committente. E se non c'è un committente? Noi. Ci sono tante tecniche da imparare. E dove si imparano? Ci sono delle scuole? Le tecniche per dipingere sono infinite, più tecniche si imparano più si lavora, quindi scuole non ce ne sono, essenzialmente no, chi più lavora più impara e diventa il migliore. Ammettiamo che uno voglia imparare questo lavoro, quest'arte, cosa deve fare? Trovare qualcuno che gli insegni, trovarsi nei posti giusti, conoscere i writers e farsi spiegare. E voi insegnate? Ogni tanto. Cosa volete comunicare alla gente con la vostra attività? Principalmente sensazioni, movimento, il nostro entusiasmo, diciamo. Entusiasmo per che cosa? Entusiasmo per la pittura, per la nostra arte, per le nostre concezioni. Conoscete la pittura occidentale classica, i pittori classici? Beh, alcuni di noi hanno fatto delle scuole artistiche, quindi abbiamo una preparazione abbastanza, non dico elevata, però buona, insomma, adeguata. Vi considerate underground? Oddio, underground, sì, se per underground si intende una cultura un po', diciamo, nascosta, un po' trasgressiva. Cosa trasgredite? Il grigiore della vita quotidiana. Che rapporti avete con la musica rap? Ma la maggior parte di noi lo ascolta e alcuni di noi rappano anche. Sei quello che sei, sei quello che sei. Sai quello che sei? Sai quello che sei. Ok, quello che sei, comincia a sentirti. Sai quello che sei? Sai quello che sei. Chi è quello che è qui? Sbagliare. Sai quello che sei. Sai quello che sei. Apparire la moda di adesso. Sembrare più belli fin dove si può. Mi dicono che colpa della libertà di sesso. Se fuori si attraente, dentro invece no. Avere un'immagine oggi è fondamentale. Facce pulite su corpi perfetti. Ma questi in molti casi corrisponde ad obbligare. DJ Jack è il mio DJ, vecchia scuola di Milano, un fulmine nella mano, creatore di queste inconfortibili risonanze, saltate sul bordo di tutte le mie assonanze, eccezionale, forte ma non brutale, ancora le palle di essere ciò originale, geniale, mi viene naturale, dal mio suono caldo di questo sistema che digitale, non c'è nessun legale, la mia esperienza non c'è mai, se tutto, se ti dà morale radicale, nessuno mai tutto. Che destino hanno i vostri muri? Quanto durano? Beh, oddio, dipende naturalmente dalle condizioni atmosferiche, dal posto dove sono fatti e dalla civiltà delle persone del luogo, insomma. In media credo che si possa fare una stima, diciamo qui da noi, in Italia, col clima di Milano. Beh, sì, anni, tra 4 anni, sì.
E chi li distrugge? Le autorità? Anche, se sono cose illegali molto spesso vengono coperte, se sono cose legali può darsi che qualcuno si diverta a scribacciarci sopra, boh, non so. No, nel senso che sembra che apra la giacca, invece di avere parata, appena... Fin dalla nascita dell'hip hop, un fattore di grande forza è stata la crew, squadra, gruppo, gang. Artisti che decidevano di aggregarsi per lavorare assieme allo scopo di migliorare le capacità individuali e raggiungere, alla fine, un migliore impatto comunicativo. Raggruppate sotto sigle ormai famose come TDS, The Death Squad, o TCA, The Chrome Angels, queste crew hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo molto importante per la continuità e l'eccellenza del movimento. Appartenere a una crew è spesso l'unico modo per un giovane artista per farsi conoscere. Si sviluppa così un forte spirito di gruppo, molto raro in un mondo come quello dell'arte dominato da tensioni individualistiche, che continua anche al di fuori del momento espressivo. Le esperienze creative si socializzano rapidamente e questo consente la nascita delle grandi opere consegnate nei cosiddetti Halls of Fame. Che cosa pensano di voi i giovani, gli altri giovani? Pensano che siamo un po' strani, fuori moda e che non seguiamo le tendenze, perché noi crediamo in questo e lo facciamo da molti anni, cioè non è che se adesso arriva una nuova moda noi smettiamo, noi abbiamo superato molte mode. Da quanti anni? Io da 8. E gli adulti cosa pensano di voi? Ma che non siamo dei ragazzi comuni, che non ci omologhiamo al tipo di essere del ragazzino, cioè un bravo ragazzo che fa sempre le stesse cose. Siete cattivi ragazzi? No. Siamo dei ragazzi un po' geniali. Cosa pensate voi degli adulti e della società di oggi in generale? Dovrebbero essere un po' più sciolti, meno legati. Quando crescere vuol dire spesso diventare immobili, chiusi mentalmente. Invece bisognerebbe un po' tornare bambini. In questo senso voi siete rimasti bambini? Certo. Quale di questi atteggiamenti definisce meglio la vostra attività? Divertimento, passatempo, hobby, creazione artistica o sfogo? Un'altra definizione per me, cioè quello che mi piace fare. Non posso chiamarlo uno sfogo. È un'espressione di quello che voglio fare io e mi piace sentire la vibrazione del colore, oppure leggere il mio nome scritto in grande, che tutti lo possono leggere. È un modo per esprimersi e per... affermarsi anche. Affermarsi rispetto a chi o a che cosa? Rispetto alla società. È un'attività legale o illegale? Può essere legale e anche illegale, è nato illegalmente. Però ci sono occasioni, dipende anche dai posti, da tante cose. Qual è la vostra età media? Ma dai 20, 20, mettiamo 20 anni come età media. Quando si comincia? A che età? Si può cominciare a qualsiasi età. E quando si smette? Anche mai. Ci sono tanti muri, grandi o piccoli, in Italia? Sì, ogni città ha una propria realtà, cioè quindi si differenzia rispetto da un'altra città. Esistono città privilegiate? Diciamo che nell'Italia del Nord ci sono molto più città che aderiscono a questo tipo di movimento. E perché secondo voi? Perché hanno subito e subiscono tuttora delle influenze magari che vengono dal nord Europa. Ci sono gruppi come il vostro che operano nel sud? Sì, diciamo che anche, non solo dal punto di vista graffiti, ma anche dal punto di vista rap e movimenti, diciamo che anche il sud negli ultimi tempi si sta muovendo qualcosa. Milano, ospitando nell'84 artisti come Phase 2, Toxic, A1 e Futura 2000, è il vero importatore prima e protagonista poi dell'hip hop in Italia.
Oggi si può dire che il movimento ha attecchito un po' in tutto il paese e messo a punto canoni squisitamente italiani, suggeriti o imposti dagli artisti che di volta in volta sono riusciti a far valere la propria originalità e il proprio gusto. Ma il graffito, lo spray art, è opera della crew, non del singolo artista. Questo complicatissimo disegno, cioè, non è stato fin dall'inizio concepito da una sola persona come qualcosa di unitario, non è nato come opera. È nato prima sulla carta e poi sul muro come una serie di performances personali, ognuno avendo contribuito col meglio delle proprie capacità creative e tecniche. Prima sulla carta e poi sulla parete, ciascuno ha liberamente elaborato singoli elementi del disegno secondo le proprie specifiche capacità, chi le lettere, chi le figure, chi questa e chi quella figura, chi i primi piani e chi gli sfondi. Il significato del tutto è un valore aggiunto successivo, una decisione presa dalla crew in un secondo tempo, come la suddivisione degli spazi, come la colorazione degli sfondi, che ha lo scopo di fare dei singoli elementi qualcosa di unitario, di collegare i vari stili fra di loro. La forza dell'opera è racchiusa non nell'unità dello stile, ma nella eterogeneità degli stili. Insomma, prima viene la crew, poi l'opera e il suo significato. E l'opera tiene conto di e valorizza tutti gli stili presenti nella crew senza escluderne nessuno. Opera di gruppo. È opera che non aspira all'eternità. Per creare l'opera la crew si è riunita, finita l'opera la crew torna a casa. Le dimensioni del dipinto sono 4 metri e mezzo per 30, 135 metri quadrati. Ci hanno lavorato 6 persone ciascuna per 30 ore, 180 ore di lavoro. Sono state consumate circa 250 bombolette per poco meno di 2 milioni e mezzo di lire. Il graffito è come dominato da riferimenti tecnologici e si capisce, la Aerosol Art fa dell'evoluzione, anche tecnologica, la sua ragion d'essere. Il primo personaggio del grande dipinto è la caricatura di uno che spara. Che spara una goccia di colore. Che spara colore. Tutte le armi del graffito in genere vogliono dire la potenza di fuoco, l'aggressività visiva, l'energia comunicativa devastante dell'Aerosol Art. Ma ogni personaggio è un po' anche autoritratto, autocelebrazione e autoironia. Le scritture si può imparare a decifrarle. Spazio, intanto. Per emergere dagli sfondi, le lettere sfruttano il forte contrasto del giallo e la terza dimensione, che danno loro compattezza. Il secondo personaggio è uno Space Marine, un Marine dello spazio. Guerriero spaziale fra il tecnologico e il medioevale. La rosa gioca il ruolo di simbolo inquietante che rimane indecifrato. Il guerriero ha l'occhio fiero, aguzzo e spietato. L'arma che spara è comunicazione esplosiva, simbolo di se stesso.
Imagine that, me working at Mickey D's. That's a joke, cause I'm never gonna be broke. When I die, I'll be bullets and gun smoke. Poi viene la seconda parte della scritta, dopo spazio, d'azione, spazio d'azione. Ed è quasi incomprensibile. La parola azione è in wild style, che è uno stile molto complicato. Basta pensare che due delle sei lettere sono figure. La lettera I è diventata una figura femminile, una donnina senza molti misteri, dipinta dalla donna presente nella crew. La lettera N è uno scudo araldico con un animale feroce. Tutte le figure, l'ultimo personaggio del dipinto è un robot giapponese tratto da un famoso cartoon, Gundam, sono realizzate senza bordo, non sono cioè perimetrate da una linea scura, che avrebbe sì il vantaggio di staccare bene i personaggi ma li appesantirebbe. La tecnica qui usata invece li lascia leggeri e ne accentua il carattere di veridicità, per differenziarli appunto dai cartoons. The Damage Kids è il nome, col plurale in Z, secondo gergo. Hall of Fame è atrio della fama, un muro che per la sua dimensione può ospitare una grande quantità di opere nelle quali la crew mette il meglio di sé. Gli Halls of Fame sono in genere muri legali, consentiti, e ospitano le migliori performances che un gruppo di writers riesce a realizzare in un certo momento, un punto fermo nella loro storia. E siccome muri di queste dimensioni non ce ne sono molti, è naturale che si riutilizzino sempre le stesse pareti, per cui la memoria storica dei lavori realizzati è affidata esclusivamente alla fotografia. La scritta intera, The Damage Kids Hall of Fame, indica il muro è nostro, qui dipingiamo al meglio, questo è il posto e il modo in cui noi ci sappiamo esprimere meglio, e sovrasta tutta l'opera unificandola. Hustler. Word, I pull the trigger long, grip my teeth, spray to every nigga's gone. Got my block sewn on my dope spots. Last thing I sweat, so suck a punk cop. Move like a king when...